Salve svampitelli belli e benvenuti in un nuovo video. Il video di oggi è un video che compare per la prima volta sul canale, cioè un book haul. Sapete che io non sono particolarmente fan dei book haul perché trovo che sia molto inutile che io vi faccia vedere magari cosa è arrivato questo mese a casa mia, cioè nel senso preferisco fare una foto di tutto quello che è arrivato in my mailbox, cioè seguendo l'hashtag in my mailbox, piuttosto che farvi un video, diciamo, cioè vuoto e fine a se stesso, anche perché magari ci sono mesi in cui ricevo tantissimo dalle case editrici e compro poco, quindi mi dà molto fastidio fare il video in cui dico questo l'ho ricevuto, questo l'ho ricevuto, questo l'ho scambiato, questo l'ho comprato. Non lo so, non mi piace molto guardarli. Però io mi sento idiota a farli, quindi questo sarà l'unico book haul che probabilmente farò e lo faccio perché è il book haul di compleanno, cioè praticamente tutti i libri che ho ricevuto al mio fantastico compleanno di marzo. Tra l'altro, se volete sapere di cosa sto parlando, cioè nel senso perché il compleanno è stato pieno di libri, bla bla bla, vi rimando al video dei preferiti del mese e ve lo metto nell'info box se vi interessa. Perché fare proprio un book haul di compleanno? Per chi, diciamo, non avesse seguito appunto il video dei preferiti, io vi avevo chiesto se diciamo, poteva interessarvi un video del genere, ho avuto dei responsi positivi e quindi ecco qua un video velocissimo di tutti i miei regali di compleanno a tema libroso. Partiamo subito con i regali di fidanzato. Fidanzato mi ha regalato, come sapete, la giacca di pelle. Però, siccome quella dovevo scegliermela io e lui sa che io amo scartare i pacchetti, voleva comunque che mi arrivasse qualcosa proprio nel giorno del mio compleanno, almeno prima, ha ben pensato di regalarmi dei libri. In realtà, la prima cosa che mi ha regalato inconsapevolmente, cioè nel senso che ho detto: c'è questo libro, lo posso comprare con i tuoi soldi per il mio compleanno? Lui ha detto sì. E il primo libro che mi è arrivato è stato, non si vede benissimo, My True Love Gave to Me, perché ho trovato praticamente un'offerta su Words of Book, che è un negozio che vende su Amazon e l'ho acquistato. Mi è arrivato direttamente dall'Inghilterra, anche se avevo acquistato la copia con la copertina praticamente fucsia e le pagine verde acqua. Mi è arrivata, diciamo, quella inversa, però tenendo conto di quanto l'ho pagata, non mi interessa assolutissimamente. My True Love Gave to Me è una raccolta di 12 racconti invernali, diciamo, si alterna a Summer Days e Summer Nights, che sono sempre 12 racconti a tema estivo di 12 scrittrici diverse, tra cui Stephanie Perkins, Leigh Bardugo, Rainbow Rowell, diciamo tutta quella cricca di scrittrici di Young Adult. Ancora non l'ho letta, però penso che me la riserverò per l'estate, perché giustamente è ambientata in inverno, perché non leggerla d'estate? Poi passiamo ai due libri che ha preso dalla mia wishlist di Amazon. Lui, diciamo, è il tipo che se li è visti tutti. E mi ha anche detto: io in realtà avevo messo tutti i libri della tua wishlist a priorità alta nel carrello e stavo per prenderteli tutti e mi stava venendo un infarto. Ho detto: ma sei pazzo? E ho detto: no, infatti, poi ci ho pensato su, ho pensato che avrei preso sicuramente o la giacca o la borsa o le scarpe, e quindi ho optato solo per, diciamo, due che mi ispiravano particolarmente, che sono Throne of Glass di Sarah J. Maas, perché io possiedo solo Queen of Shadows e Empire of Storms, perché li avevo letti in italiano i primi tre, quindi sto, diciamo, collezionando il resto dei volumi. Quindi Throne of Glass di Sarah J. Maas e poi Feyre delle Cronache Lunari, perché praticamente io li avevo già letti tutti in ebook e poi ho recuperato man mano i cartacei e, diciamo, me ne mancavano tre e lui ha ben pensato di regalarmi Feyre, quindi, diciamo, regali molto molto apprezzati. Dalla mia amata Gabriella, che io, cioè, la amo, la adoro, e non ho ancora avuto modo di fare una foto decente a questo libro con tutti le chincaglierie che ho per casa, sapete, quando vi faccio quelle foto tutte a tema della serie, ci metto una cosa con lo stesso colore della copertina, per questo ancora non l'ho fatto. Metta pina. Ho ricevuto Six of Crows di Leigh Bardugo. Leigh Bardugo, che noi sappiamo essere famosa per la Grisha Trilogy, e che poi ha scritto nello stesso, diciamo, universo della Grisha Trilogy anche la duologia Six of Crows e Crooked Kingdom. Molta gente reputa la duologia nettamente superiore alla trilogia. Possono essere lette, diciamo, in maniera separata, c'è chi ha letto la duologia senza aver letto la trilogia. Ci sono altre persone invece che mi hanno detto che è piena di spoiler, quindi non so come abbiano fatto a leggerlo, ma comunque avendo letto, diciamo, la trilogia potrò affrontare questa duologia senza problemi. Momentaneamente solo Six of Crows, poi quando sarà il momento prenderò Crooked Kingdom in questa edizione fantastica, anche perché Six of Crows è molto particolare perché a parte
Ogni inizio di capitolo ha una sorta di disegno e poi ci sono determinati, diciamo, parti proprio del libro, tipo libro 1, libro 2, parte 1, parte 2, con le pagine totalmente nere e poi, diciamo, particolari disegni, quindi è veramente, veramente bello. In realtà Feyre-Est non è stato l'unico libro delle cronache lunari che ho ricevuto, ma la mia amatissima Chiara mi ha preso Cress, perché praticamente lei è la Cress della mia Scarlet, cioè io sono Scarlet e lei è Cress, quindi siccome Scarlet mi era stato regalato l'anno scorso da fidanzato per San Valentino, lei ha detto, cioè, dovevo regolarti assolutamente Cress perché io sono la tua Cress, perché lei è bionda, ha i capelli lunghissimi, è sognatrice, smanetta abbastanza col computer, quindi lei è proprio la mia Cress e quindi diciamo adesso all'appello delle mie cronache lunari manca solo Sarsa Bob, che però nessuno mi ha regalato perché non lo so perché nessuno mi ha regalato, però lei mi ha scritto un bigliettino fantastico accompagnando quindi il libro con una dedica e una citazione e io non posso non adorarla, diciamo per questa sua gentilezza, per questo suo essere dolce. Perché alla fine, se c'è una cosa di cui ringrazio veramente il blog, internet, Instagram, è aver conosciuto persone che mi stupiscono tutti i giorni. E questo ho avuto modo veramente di vederlo al mio compleanno quando mi sono arrivati regali da tutte le parti praticamente. È stata poi la volta di cara cognata che, dopo avermi regalato la libreria Billy alle mie spalle con fratello praticamente, ha deciso di prendermi questo libricino di Virginia Woolf che è Tutto ciò che vi devo, Lettere alle amiche, che in questa edizione particolarissima, cioè dietro è come una cartolina, l'intero pacchetto è spedibile, poi si apre e all'interno c'è il libro vero e proprio. Questo libricino è edito l'Orme Editore, che oltre a questo ha fatto tutta una serie di libri basati sulla corrispondenza di personaggi famosi, tra cui Lettere di profonda superficialità, cioè Niente donne perfette per favore di Jane Austen. Questo invece mi è stato regalato da Cristina di Chronicles of a Bookaholic, che voleva prendermi questo, ma in realtà me l'aveva già regalato cara cognata, e quindi lei mi ha preso questo di Jane Austen. Io ne sono stata veramente veramente felice. Mi mancano quello di Emily Dickinson e di Charlotte Bronte, avrò fatto un poker perfetto. È stata poi la volta di due sorprese proprio assolute. Il primo viene da Cristina di Lotus Art Blog, che si è ricordata quest'anno del mio compleanno e mi ha regalato una cosa bellissima, ragazzi, cioè Illustrated History of Notable Shadowhunters and the Nisen of Dunwoord, cioè un titolo che è proprio Macarena, insomma, che è praticamente il libro che contiene le illustrazioni di Cassandra per ogni personaggio creato da Cassandra Clare, cioè praticamente avrete ogni personaggio, questo ad esempio è Jess Blackthorne, e la sua corrispondente descrizione, il fiore associato ed una piccola biografia. Questo è in lingua inglese, ma è possibile trovarlo anche in italiano tradotto da Mondadori. Si chiama Storia illustrata di illustri Shadowhunters, una cosa del genere. Però diciamo la versione inglese e in copertina nera, diciamo, ben si abbinava a tutta la mia saga. Quindi è stato veramente un regalo inaspettatissimo. Infatti, io sono stata super super felice. Cristina, non posso fare altro che ringraziarti. E quindi questa è stata la prima sorpresa. La seconda sorpresa è arrivata in un giorno in cui mi giravano particolarmente le palle, devo ammetterlo. E in realtà io pensavo fosse il regalo di Elisa, ma in realtà poi si è rivelato essere il regalo delle mie migliori amiche, cioè delle mie Elene, ed è Storie della Buonanotte per bambine ribelli. Che diciamo è stato tutto molto significativo il fatto che Storie di grandi donne mi sia stato regalato dalle mie migliori amiche, che sono la mia forza, mi ha reso super felice. Mi sono fatta un pianto poi quando ho visto che me l'avevano regalato loro, perché il pacchetto non aveva, diciamo, indizi. Però in realtà poi il bigliettino all'interno recitava: Dalle tue Elene. Questo ovviamente lo conoscerete, è il libro più discusso degli ultimi tempi, e quindi praticamente la biografia di grandi donne sotto forma di favole con splendide illustrazioni. Last but not least, gli ultimi due regali librosi che ho divorato da parte di Elisa, cioè The Velishly Stylish Beauty Blog. Io ho sempre problemi a dire il suo nome completo, Devi Stylish praticamente, che sono Milk and Honey di Rupi Kaur e Dovremmo essere tutti femministi di Chimamanda Ngozi Adichie, o Adichie, io ho sempre problemi a dire anche il nome di questa scrittrice.
Li ho adorati, divorati, ho pianto per entrambi e sono stati una sorpresa super gradita. E tra l'altro vi anticipo già che di questa scrittrice nigeriana io ho letto anche 15 consigli per crescere una bambina femminista ed è stata una delle letture più belle di questo mese di aprile, ma ve ne parlerò meglio nel wrap up, soprattutto perché i libri io li ho quasi letti tutti, tranne due, credo. E quindi diciamo questi sono tutti i miei regali librosi. In realtà, prima di chiudere il video, vi dico che ne manca uno. Manca il regalo di Luigi, però in realtà io so già che cos'è. Cioè, Luigi mi ha regalato il libro di Christopher, che è l'unico libro che mi mancava nella saga di Wonder, che è composto appunto da Wonder, dal libro di Julian, il libro di Christopher e il libro di Charlotte. Il libro di Christopher era l'unico che mi mancava e lui ha pensato bene di regalarmelo, per il mio compleanno. Comprandolo a tempo di libri, però ancora non ci siamo visti e quindi non ha ancora avuto modo di darmelo, me lo porterà sicuramente al Comic-Con. E quindi questo è stato il compleanno libroso, penso, più bello di tutti i tempi. Anche quello dell'anno scorso è stato pieno di libri, però quest'anno si è riconfermato un grandissimo anno che, ma non tanto per i regali, ma per il fatto che persone così distanti si siano ricordate di me e abbiano avuto un pensiero per me, abbiano speso dei soldi per me e io non posso far altro che ringraziarvi. Spero che tutti i miei libri vi siano piaciuti e che magari li abbiate letti, vi siano stati di ispirazione. Prossimamente nel wrap up vi parlerò meglio di tutti quelli che ho già letto. E quindi il mio primo buccone è durato tantissimo, quasi 15 minuti. Lo chiudo qui, quindi vi saluto, vi ringrazio per averlo guardato, a risentirci nel prossimo video. Ciao ragazzi!